Innanzitutto, nei primi 6 mesi è la diaria, sono una, permettetemi di dirlo, buffonata che è stata esagerata dai giornali. Ne abbiamo discusso in 2 riunioni da 2 ore, poi vabbè, ne è uscito fuori tutto quello che è uscito. Tutti i temi che erano cari inizialmente, lo sono ancora, li stiamo continuando a portare avanti, sia l'acqua pubblica che i comuni, il discorso del Bilderberg. Sono tutti cari noi. In queste ultime 3 settimane io in particolar modo lavoro nell'affari costituzionali, per cui sono stata una delle commissioni che è stata a centro del caos di questo ultimo mese. E ho visto delle cose incredibili, cioè, ho visto un ministro chiederci di cambiare la Costituzione in tempo zero, mentre la gente è sotto gli ombrelloni, perché lui ha detto che si doveva fare. Per cui in realtà tutto il discorso della diaria è ottimo per non far vedere alla gente che cosa sta capitando, ma è un discorso residuale. Quanto hai detto tu sui referendum non vanno rispettati più o meno, vanno rispettati come, che è stato il motivo per cui ci siamo inalberati su parecchie questioni, compresa quella del finanziamento pubblico ai partiti, che è strettamente concatenata con la modifica della Costituzione. Perché lo è? Perché i partiti, anche se esco fuori dal tema, per fondamentale che lo capiate, perché non so quanto si sia percepito da fuori, i partiti hanno fatto una proposta, alla stregua della nostra, di abolizione dei finanziamenti pubblici ai partiti. Ovviamente non si abolisce un tubo come quello degli altri partiti, entrerà in pieno regime nel 2017 con un risparmio di soldi ridicolo rispetto a quelli che hanno preso fino ad oggi, e hanno votato l'urgenza nella capigruppo di fronte alla Boldrini, quindi stabilendo che entro 30 giorni dovrebbe essere varata la legge. Ci siamo ritrovati poi il ministro Quagliariello, quindi il governo, nella persona del ministro Quagliariello, che ha chiesto di dare precedenza al DDL di modifica della Costituzione. E qui si è posto un problema che è molto grosso, non so quanto ci sia percepito, cioè tutto questo dibattito è favoloso, però a me quello che sconcerta è che in questo paese la separazione dei poteri, ma proprio non c'è. L'esecutivo è arrivato a dirci in faccia: dovete far uscire questa legge entro giovedì. È gravissimo, ma veramente, veramente molto grave. Dopo 2 ore e 20 di discussione, di cui 1 ora l'abbiamo praticamente tenuta noi, perché gli altri erano impegnati nel decreto del fare, altro pacciocco incredibile tirato fuori dal governo, sul quale abbiamo fatto una settimana di sedute notturne, 800 emendamenti che sono poi stati ridotti a 80 dei nostri su richiesta del governo, poi ridotti a 2, facciamo 3 proprio se volete, ma non è detto che passino. Dopo questo si è arrivato a questa storia della Costituzione, e il governo sostanzialmente si impone sul Parlamento, per cui i problemi italiani sono tanti. Il problema della carta lo tiriamo fuori, forse io devo essere onesta, non sono neanche una delle più assidue lettrici del blog di Beppe Grillo, anche perché sono un attivista dell'ultima ora e sono forse, passatemi il termine, un prototipo di attivista un po' diverso, nel senso che Fabrizio Lussano occupava di antitratta di persone, quindi volontariato, tutt'altra roba. Sono una praticante avvocato, per cui la mia esperienza è tutte materie giuridiche, ha poco a che fare con la materia ambientale, tutti quelli che sono i grossini delle 5 Stelle. Però è stata una gran bella evoluzione anche da parte delle 5 Stelle il fatto che sia stata io la capolista in Piemonte, ha dimostrato quanto è dinamico questo movimento, invece quanto è poco incardinato su quelle che sono le linee che si tendono a far vedere da fuori. Comunque, secondo me, il grosso problema che si sta verificando adesso è questo, cioè la Costituzione. Noi abbiamo fatto la discussione l'altro ieri, l'abbiamo chiusa in 9 ore filate. A settembre si andrà a votazione, ciao. Cioè, tanto sono già tutti d'accordo, ma tutti, tutti. C'è forse un po' Sell che si lamenta, ma in base alle occasioni. Siamo in una sorta di trincea, veramente, la sensazione è quella. E sui finanziamenti pubblici ai partiti, dopo aver litigato notevolmente, sono riusciti comunque a invertire l'ordine, perché abbiamo esaminato prima la riforma costituzionale, e ieri abbiamo fatto, dopo le 18 di sera, proprio immaginatevi, dopo le 18 del 2 agosto, la gente che seguiva in diretta il dibattito sul sito della Camera sui finanziamenti pubblici ai partiti, e lì ovviamente tutti contro di noi. Per cui secondo me la riflessione su questi temi è ottima, ma andrebbe fatta su più ampio raggio, perché quello che sta succedendo in questo paese, a mio parere, è qualcosa di sconvolgente e senza eguali. E anzi, ho avuto il piacere di comprare il giornale, perché purtroppo spesso lo leggo online avendo poco tempo, tanto di anni. Ho visto che Berlusconi è andato addirittura a chiedere la grazia, minaccia di buttare giù il governo. Io
Io in un paese normale una cosa del genere non la vorrei vedere, nel mio paese non la vorrei vedere. Cioè, un condannato a 4 anni, via definitiva dopo una rosa, anni di attesa, ha avuto il coraggio di andare a chiedere la grazia e di minacciare uno Stato che in questo momento ha un'instabilità economica enorme, oltre che politica, perché quella politica è data anche dalla moralità dei politici. Non so se ho risposto alla domanda, però mi sentivo di dover condividere questa piccola pezzo di trincea con loro. Non trovo più la signora che mi aveva chiesto il caso della Chienge, eccola lì. Allora sì, al Senato in realtà, essendo Calderoli vicepresidente del Senato, è stato, se non ricordo male, Nicola Morra, attuale portavoce, a fare un discorso in merito sulla violenza, riguardo alla violenza sulle donne. Abbiamo fatto la proposta di legge per ratificare la Convenzione di Stato, che infatti è passata alla Camera, anche se purtroppo la bilancio ha messo la clausola se ci sarà copertura finanziaria, che vuol dire tutto e praticamente niente. Le indignazioni, chiaramente, soprattutto sui fatti di razzismo e di violenza sulle donne, sono tantissime. Se per questo alla Camera non è neanche passato, non so se quanto si sia visto rispetto al fatto di Calderone, ma l'onorevole Buonanno, insomma, è solito chiamare sé le sodomie e libertà, per cui vedere il livello è veramente sottoterra. Eppure quello che mi sconsola è che c'è gente fuori da quel palazzo che invece li sostiene, anzi li vota proprio per quello. Per cui sicuramente questo paese ha bisogno di una rivoluzione culturale, anche da quel punto di vista. Per quel che riguarda le numerosissime polemiche che sento fare, non qui ma in generale, sul movimento, tantissime sono polemiche un po' vuote e sterili, permettetemi di dirlo in questa maniera, perché noi di cose, signora Rogene dice di concreto cosa ha fatto, noi di concreto abbiamo fatto un sacco di cose. Per la prima volta, penso nella storia italiana, dei cittadini hanno proposto, per carità con dei limiti pochi, via web, per cui non hanno potuto partecipare tutti, però la candidatura di un Presidente della Repubblica, abbiamo proposto la sfiducia per il Ministro dell'Interno Alfano già 2 volte, l'ultima volta per il caso della morte del dissidente Gazzago. Abbiamo fatto sui 40 miliardi per i debiti delle PA, siamo stati noi a chiedere che fossero pagate prima le piccole e medie imprese e poi alle banche, con tutti contro quando sono stati messi con le spalle nel muro perché qualcuno se n'era accorto, hanno poi ceduto sull'emendamento. Su altre battaglie, purtroppo, per esempio l'IMU sulla casa dei terremotati, per 36 voti non ce l'abbiamo fatta, e questo lo dico con sommo rammarico per colpa del PD e di Scelta Civica, che hanno votato in favore del far pagare l'IMU a chi era alla casa distrutta dal terremoto, perché comunque c'era già lo sconto del 50%. Per cui di cose ne sono state fatte tantissime. Abbassamento del costo della politica, ora forse lo dico, poi sembra che la mia cosa. Ma il costo della politica? Certo, ma il costo della politica non sono solo la questione dei rimborsi, tutta la casta che sta dietro la cassa, tutti i commessi che prendono 3-4 mila euro a fissare i corridoi, sono delle cose scandalose, o gli aggregati A e B che dovrebbero essere quelle liste misteriose da cui si assumono i collaboratori di gruppi parlamentari, nell'aggregato A sono un centinaio, prendono 6 mila euro puliti al mese che il gruppo parlamentare li assuma o non li assuma. Se non si assumono, la Camera li paga comunque, lavorano a fare il misto, oppure guardano un muro anche loro, prendono 6.000 euro dal mese, scusate, cosa allucinante visto che tutto il resto del paese non ha lavoro. E per quel che riguarda invece la questione destra-sinistra, ma anche qui non è, in realtà Grillo non è che dice non siamo di destra, cioè dice non siamo di destra, non siamo di sinistra, ma non va frainteso come non ci piace la destra, non ci piace la sinistra. Noi siamo a favore delle buone idee perché siamo un movimento aperto, che siamo d'accordo con l'Ottava, con l'acqua pubblica. Le buone idee sono buone idee che arrivino da un lato o dall'altro, per cui questa è l'idea che si tenta di mettere in testa. Tant'è che se il PD non capita mai, però propone una buona idea, la votiamo, propone una buona idea, la votiamo, poi sicuro per il PD. Il problema è che purtroppo sono un po' compatti, per cui, e questo è il motivo per cui diciamo siamo oltre, ed è questo il motivo per cui tentiamo di proporre questioni, emendamenti, proposte di legge che siano condivise, però nonostante tutto, invece la destra canonica e la sinistra canonica non ce le votano proprio perché hanno delle idee di partito, ma il problema è che arrivano dall'alto del partito. Questa settimana noi siamo solo nell'affare costituzionale, neanche nella giustizia, discusso della legge sull'omofobia, che è stata completamente svuotata, perché non si è descritto che cosa si intende per omofobia, è arrivata una legge priva di contenuto. E praticamente il PD ha ancora messo il PD al muro mettendo un
apertamente, no, volontariamente istiga alla violenza nei confronti, cioè figuriamoci se però svuotata del tutto, alla fine c'è stata una lite immensa tra PD e PDL a riguardo. Lunedì va in aula, alle 8:30 di lunedì mattina ci vedremo per discutere all'ultimo quale dei due più costituzionale dell'altro, perché altrimenti non può andare in aula il provvedimento. E tra qua e le 8 ci sono tipo 4 decreti, 3 proposte di legge e ancora gli emendamenti e finanziamenti pubblici partiti in commissione non sono stati esaminati, per cui si parla direttamente in aula. Tutto questo con gli ombrelloni aperti prima delle ferie estive, così non se ne accorge nessuno, la stangata arriverà dopo. Per quel che riguarda invece la nostra organizzazione interna, siamo veramente quello che sembriamo, cioè, ci troviamo a fare le assemblee, come la ragazza descriveva quelle notate, sono praticamente identiche, solo che siamo in 100, per cui siamo caotici, con i microfoni, alziamo la mano, parla 5 minuti a testa, ognuno fa la sua proposta, se ne discute. L'idea di democrazia diretta, quella che vorremmo facessero tutti, non che il discorso fosse calato dall'alto. Questo è anche il motivo per cui tante volte Grillo scrive una cosa sul blog e poi noi ne andiamo a fare un'altra nella realtà dei fatti. Questo è quanto. Se il dottor Agnelletto fosse il simbolo della vecchia politica sarebbe favoloso, magari il Parlamento fosse pieno di persone così, sia l'opposizione che la maggioranza ne sarebbe veramente felice. Chiaro, su tutto non ci troviamo d'accordo. Il discorso del finanziamento pubblico, sopra una parentesi, era per far capire la contrapposizione che di fronte a delle proposte fatte dal Parlamento il governo non ha imposto una sua, che ha surclassato quella che era la decisione di tutti. È questo che ho trovato grave. Condivisibile anche la sua opinione in merito proprio ai finanziamenti pubblici ai partiti, avrei voluto sentire fare ieri questo discorso da anche solo uno dei partiti che sedevano in Parlamento, invece non l'ha fatto nessuno. Tant'è che se l'avessero pensato come lei, avrebbero votato la nostra mozione che chiedeva la sospensione della rata di luglio nelle more delle valutazioni delle 8 proposte di legge, e invece hanno voluto tenere il malloppo, lo faccio dire in una populista maniera, e questo ha dato un'idea di quella che è la loro concezione di finanziamento pubblico. Per il resto il grosso problema dell'Italia è il fatto che sicuramente è uno Stato che si occupa poco del sociale, è uno Stato che viene fuori da 20 anni di berlusconismo, per cui questo è un tragico epilogo. Noi in realtà con la base sociale parliamo tantissimo, forse anche questo si percepisce poco da fuori, che torno alla domanda, non voglio studiare assolutamente, ma faccio presente che quando c'è stato per esempio un argomento particolare come quello delle stamina, c'erano fuori da Montecitorio tutte le famiglie dei bambini malati e i miei colleghi dell'affare sociale sono stati gli unici ad andare a parlare con loro. Con le associazioni abbiamo fatto quelle che erano le modifiche alle proposte, abbiamo tentato di migliorarle sulla base di quelle che erano le loro esigenze. È chiaro che Grillo ha le sue idee, io devo essere onesta, non lo vedo come un leader, perché a parte che sul palco del tsunami tour l'ho visto praticamente mai quella volta che è venuto a Montecitorio. Per il resto siamo parecchio liberi, tant'è che abbiamo fatto la legge sul diritto di cittadinanza per i nati in Italia, non ne ho avuto né ripercussioni, non sono stata ancora cacciata dal movimento, però la seconda firmataria, per cui se fosse stato vero quanto detto sarebbe dovuta finire molto male. Allora, la domanda che mi facevi, contrapposizione destra-sinistra, noi continuo a dire, non sono venuta qua per quei idee più di sinistra che di destra, mia invitata Alessio, un mio amico da tanto tempo, un ottimo amico, pur non avendo idee politiche simili, come per questo ogni detto, sarei molto felice di averti in Parlamento con me, perché sarebbe un dialogo magari di opposizione e su idee diverse ma costruttivo. Per cui le idee buone sono sempre idee buone, noi abbiamo tentato, ma con tutti i partiti, di tentare di trovare dei punti che fossero comuni, ma addirittura mi sono sentita dire da Fratelli d'Italia, comunque sono un po' per carità la russa, con la credibilità che può avere, però ci ha detto sulle riforme costituzionali, che, ma su una cosa lineare del tipo, c'è un comitato dei 40 che deve stabilirla all'interno delle commissioni di merito, quindi una roba già incostituzionale, fingiamo di accettarlo, possiamo stabilire che se uno è malato lo sostituisce un altro, non tanto per noi che siamo al 25%, ma per Fratelli d'Italia che ce ne sarà uno. E lui risponde, ma l'emendamento è pienamente condivisibile, io nel merito lo accetto come l'idea anche buona, però non ve la voto perché sennò il testo deve essere modificato, deve tornare al Senato, troppe storie, per cui voterò contrario. E di fronte, finché questa è l'opposizione destra o sinistra che sia, come fai a condividere le idee? Loro non vogliono condividere le idee, vogliono mantenere lo status quo, per cui
per il momento non si può, spero in futuro di avere persone all'altezza di quelle che sono su questo palco.